Buongiorno. In 55 minuti, davanti ad un'aula attenta e affollatissima, il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi ha illustrato il suo programma, insomma, cosa intende fare il suo governo. E all'Assemblea ha chiesto un voto di fiducia più morale, ha detto, che tecnico. E poi i punti fondamentali del programma: riforma elettorale subito, prima dell'estate, economia, privatizzazioni, capitolo fondamentale, e difesa del risparmio, del reddito e dei salari. E nell'aula dove arrivano gli echi di Tangentopoli e della crisi dei partiti, Ciampi ha detto: il mio sarà un governo che garantirà l'equilibrio delle istituzioni. Sentiamo subito un passo del discorso del Presidente del Consiglio. La questione elettorale è la priorità assoluta. Il governo faciliterà e solleciterà, per quanto ad esso compete, in rispettosa intesa con i presidenti delle Camere, ai quali va il mio sentito omaggio, e con le conferenze dei presidenti dei gruppi, l'attività parlamentare volta all'approvazione di una nuova normativa elettorale. Farà ciò con tutti gli strumenti posti a sua disposizione dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Il Governo si dichiara altresì disposto a formulare una proposta di modificazione del titolo quinto del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e si dichiara pronto a presentarla in tempi brevi, che concorderò con i presidenti delle due Camere in relazione allo stato dei lavori parlamentari. Ecco, Ciampi sapeva che i partiti lo aspettavano al varco di questo impegno e lui questo impegno se l'è assunto, appunto quello di annunciare che il primo punto del suo programma sarà quello della riforma elettorale per la Camera, e ha detto anche come la prefigura il presidente, cioè maggioritaria, uninominale, con correzione proporzionale, e pensa di farla entro l'estate. L'altra questione importante è la situazione economica in relazione alla difesa della lira, dell'occupazione e del risanamento dei conti con lo Stato. Sentiamo questo passaggio che riguarda la difesa dei titoli di Stato, con l'invito ai risparmiatori di avere fiducia su BOT e CCT, oltre ai sussurri e grida che si fanno nel Paese. È principio irrinunciabile che la natura sovrana del debitore Stato costituisce garanzia del creditore, italiano o estero, e non motivo di arbitrio e occasione di spoliazione. Qualsivoglia provvedimento forzoso avrebbe gravissimi effetti sociali. La metà delle famiglie italiane possiede titoli di debito pubblico. Nessuna concepibile misura forzosa riuscirebbe ad assicurare lo stabile pareggio dei conti dello Stato e dunque a eliminare la necessità di un ulteriore ricorso al mercato. Con che credibilità ci si potrebbe rivolgere ai risparmiatori dopo averli puniti per la fiducia prima accordata al Tesoro? Ecco, proprio sulla parte economica, Ciampi ha svolto l'approfondimento maggiore del suo intervento, del resto in linea con la sua competenza di ex governatore della Banca d'Italia. Dunque, in estrema sintesi, la ricetta che dà è questa: ridurre il deficit pubblico, andare avanti con le privatizzazioni, risanare la borsa. E tutto questo con l'obiettivo di restare, dice Ciampi, legati all'Europa, quindi confermando anche la credibilità della lira, difendere l'occupazione, ma anche per incassare dall'Europa la seconda parte del prestito che ci deve dare probabilmente in estate. Oltre questo, l'impegno di Ciampi è stato quello di invitare il Parlamento a definire in tempi ragionevoli, scusate, la revisione dell'immunità parlamentare. È rimasto sul campo un interrogativo, quello della durata di questo governo. Pannella ha abbandonato l'aula quando Ciampi ha detto che il suo governo non ha la presunzione di portare gli impegni a compiuta soluzione. È stato un atto di protesta, il suo a caldo, di cui non si conosce ancora la portata politica. Comunque Ciampi, subito dopo, ha avuto modo di dire che il suo impegno è di tenere la rotta con determinazione più che guardare alla lunghezza del tragitto. Reazioni dei partiti. Nessuno ancora parla perché si stanno riunendo i gruppi per valutare appunto il discorso del Presidente. La rete non ha partecipato ai lavori dell'Aula per protesta al voto che fu dato sulla vicenda Craxi. Poco fa c'è stata una dichiarazione abbastanza clamorosa, cioè quella del capogruppo socialista Laganga, che ha detto: proporrò l'astensione perché questo governo è nato sotto il ricatto del PDS. Allora il PDS se lo voti. L'unico a dire qualcosa, quindi a esprimere un primo giudizio, Bossi della Lega. Lo ha avvicinato il collega Mimmo Sacco. Sentiamo.
Onorevole Bossi, lei in qualche modo è un po' un convertito nei confronti di Ciampi. Ora dite sì all'astensione. Perché? Noi non è che siamo convertiti o non siamo convertiti. Si era realizzato che nel governo Ciampi poteva esserci, c'era anche, diciamo, un accordo tra Democrazia Cristiana e PDS, un accordo che doveva creare, doveva servire a creare uno schieramento enorme e politico e economico, finanziario e sindacale contro la Lega. Quindi eravamo, mi pare, in una brutta situazione da cui abbiamo dovuto cavarci d'impiccio nella scorsa settimana. Adesso rispetto a Ciampi mi pare che il programma con cui si è presentato è un programma interessante. Innanzitutto dichiara che il suo governo viene per far passare la nuova legge elettorale e nel frattempo, mentre si approva la legge elettorale, si dà il via alla modernizzazione del paese, che poi si esprime in una serie di progetti e di direzioni. E questo vi spinge a dire ad astenervi praticamente? Ad astenerci, anche perché a più riprese ha dichiarato che certe scelte che verranno fatte dal suo governo, che sono per la maggior parte scelte direi di tipo istituzionale, quindi approvabili anche in breve tempo, queste scelte avverranno nel frattempo che si fa la legge elettorale e comunque potranno essere continuati dai prossimi governi. La stessa legge finanziaria che intende impostare col suo governo, dice, parola di Ciampi in aula, dice che probabilmente sarà portata a termine da altri governi. Vuol dire che è come se avesse dichiarato che probabilmente il suo governo non andrà oltre l'estate. E vediamo ora come hanno reagito i mercati dei cambi e la borsa. Stamane in apertura l'andamento della nostra moneta era positivo nonostante le negative valutazioni sull'Italia dell'agenzia finanziaria Moody's. In leggero ribasso invece la borsa. Ci colleghiamo subito con Enrico Castelli, sei pronto il collegamento? Eccolo. Possiamo dire che la situazione per la lira è ulteriormente migliorata dopo il discorso del Presidente del Consiglio alla Camera. Infatti di poco fa il limite toccato dal marco in mattinata è sceso addirittura a 922 lire, meno 4 rispetto a ieri. Stabile la lira nei confronti del dollaro che viene scambiato sui livelli di ieri 1458-1460. Il voto quindi di Moody's è stato completamente ignorato. È stato perché soprattutto basato, si dice qui negli ambienti finanziari, su dati e considerazioni ormai superate. Dato che soprattutto sui cambi gli investimenti vengono fatti sul medio-lungo periodo, l'andamento della mattinata della nostra moneta dimostri come le aspettative di medio-lungo periodo siano estremamente positive. Anche la borsa ha accusato leggermente una sbandatura all'inizio, una leggera limatura dei prezzi, ma si è subito ripresa e soprattutto dopo il discorso del Presidente del Consiglio sono tornati gli acquisti. Attualmente alle 13.30 sul 70% del listino l'indice generale registra un meno 0,02% dopo un'apertura meno 0,5%, quindi è in miglioramento. È tutto.